E tu hai dato consiglio che no, ti andava bene subito? Non mi permettevo, non mi permettevo. Me lo chiedeva veramente prima, quando mi chiedeva, ma che dici, com'è venuta questa qui? Dico, ma mi sembra abbastanza buona, ma sei sicuro? Ma insomma, se ne vuoi fare un'altra. E lui diceva, va bene, facciamo un'altra, e facciamo un'altra. La seconda era migliore della prima? O... Ma era difficile scegliere perché erano anche molto differenti l'una dall'altra, perché si lasciavano impressionare dalla scena e facevano. Poi dopo magari la seconda, alcuni dei solisti facevano dei pezzi differenti. È stata un'avventura, devo dire, un'avventura bellissima. Mi ricordo che allora di colazione, intervallo, andavamo a mangiare in una trattoria che io conoscevo benissimo e parlavamo delle scene che avevamo fatto. Io sono stato molto orgoglioso di questo omaggio che mi ha fatto Sergio. Io, a proposito non tanto della musica improvvisata per il primo film, ma delle musiche per il secondo e il terzo, nel libro di intervista, di conversazioni piuttosto, come è scritto la copertina, fra Ennio e Peppuccio, Giuseppe Tornatore, Ennio fa un commento interessante, che vi leggo, sono poche righe. Quelle opere con tanto sangue, con tanto delitti e tanti crimini, le addolcivo volontariamente con temi quasi infantili. Poi mi dirai che cosa pensi di queste considerazioni. Come se le deviazioni malate dei protagonisti provenissero da carenze primordiali. In ogni film c'era un tema semplice, orecchiabile, ingenuo come una ninna nanna. Uno si chiude con un coro di bambini che giocano e cantano. Cosa pensi? Sì, non sono tanto d'accordo. No, aspetta, non erano tanto temi per bambini, erano temi anche impegnativi, però naturalmente lo stile di Morricone lo conosciamo, è melodico, c'è una melodia bellissima che potrebbe sembrare anche un po' infantile, però io nei miei film non l'ho mai sentita una melodia veramente infantile. No, perché io mi sono un po' chiesto, leggendo il libro, che è tutto un libro di intervista registrato negli ultimi anni. Lui torna sull'insieme della sua produzione, sui film, anche quelli nei film dei quali parliamo, siamo all'inizio degli anni 70, dunque 50 anni indietro, anche se è noto come un musicista che ha una memoria straordinaria, io ho un po' il dubbio che lui sia in grado di ricordare le musiche di ogni film di cui si parla in questo libro. Dunque, questo, il modo migliore sarebbe di sentire le musiche, di verificare. C'è la ninna nanna o non c'è? C'era nel primo film la ninna nanna. C'era una specie di una voce di una bambina che cantava. Io pensavo che c'era una bambina nel cortile di questo palazzo dove abitavano, che ogni tanto cantava una musichetta. Che, però per me non era, certamente non era per rassicurare il pubblico, ma era anzi per inquietarlo ancora di più, questa canzone, questa specie di nanna delicata, un po' triste. Secondo me serviva a inquietare ancora di più il pubblico. Tu perché sapete il contrario di cui? Sì, il contrario. E dunque, secondo te la musica in questi tre film
partecipa alle sensazioni che nascono dal film, sì, partecipa, dalle emozioni, sì, brividi. Sì, partecipa, sì. Nel cazzo di code è un pochino più